Adoro questa nuova luce estremamente scenica, Broadway. Ora vamos! La settimana scorsa avevo cominciato a fare un video riguardo ai libri che ho letto nel 2017 e non ero arrivata neanche lontanamente a un quarto. Quindi riprendiamo parlando dei libri che ho letto ma di cui non ho più la copia fisica perché o mi sono stati prestati o li ho letti in ebook. Ci vorrebbe un altro poster. Il primo di cui vi devo assolutamente parlare è Driving di Joe Lansdale, che è la trilogia che mi ha fatto scoprire questo autore di cui avevo già parlato nel primo video. Driving spacca la faccia. Ok, ogni libro più dell'altro. E perché lo chiamo Divina Commedia dell'Horror? Perché segue esattamente la stessa identica struttura della Divina Commedia di Dante Alighieri. Cosa puoi chiedere di più ad un horror americano? Cioè, voglio dire, già tanto se lui ne è vagamente cosciente del fatto che abbia la stessa struttura, ma penso di sì, mi fido di Joe. La premessa è che noi abbiamo questo gruppo di ragazzi, super amici, che vanno al drive-in a vedere un film. Ma cosa succede mentre loro sono lì a godersi un bel film horror? Gli alieni avvolgono il drive-in in una specie di dome, come nell'orribile libro di Stephen King, che detesto, e invece di andarsene quando viene loro chiesto per favore andate via, come appunto in The Dome, spoiler, questi rimangono lì a guardare la gente che si cannibalizza, ammazza la gente, impazzisce, diventa pseudo demoniaca, anzi diventa mostruosamente demoniaca. E ne ho adorato ogni singolo momento perché ha proprio quel sapore da film horror esagerato che ci vuole ficcare di tutto e di più, ma appunto è scritto da Joe Lansdale, quindi è scritto dannatamente bene e spacca tutto l'universo. Per San Valentino io e Tony siamo andati al concerto dei Cradle of Filth e dei Moonspell. Lui era più per i Cradle of Filth e io ero più per i Moonspell. E già che c'eravamo, abbiamo preso il libro di poesie del cantante dei Moonspell. Che devo dire, è un bellissimo libro a livello di editing e di forma, ma il contenuto è estremamente disturbante. E magari se l'avessi letto al liceo, periodo in cui ero tipo sì, gore, morte, mi sarebbe piaciuto un sacco, però adesso mi piacciono di più gli unicorni. Dire questa cosa dopo aver parlato benissimo della quantità immensa di macabro e viscere che ci sono in John Lansdale è un po' paradossale, però è così. Per me Purgatorial, la raccolta di poesie di Ribeiro, è un po' troppo. È stato tosto leggerli. È stato tosto anche leggere La collina dei conigli di Adams. Or dunque, è un classico della letteratura inglese, però assolutamente imprescindibile. Ci stanno... no, hanno già fatto la serie di mini film su Netflix, si dice miniserie. Sono 4 episodi doppiati da un cast della Madonna, c'è James McAvoy, Ben Kingsley, Rosamund Pike, e parla di questo gruppo di conigli che sceglie di abbandonare la propria conigliera perché uno di loro ha una visione e sa che il posto verrà distrutto dagli umani per farci un condominio, e zompettano non per niente allegramente per la foresta cercando dei rifugi, incontrano predatori, conigli molto strani, non voglio fare spoiler, fino ad arrivare diciamo all'apice della loro avventura, ovvero quando scoprono Efrafa, che è un'altra conigliera che praticamente è un lager. È terrificante, ok? Ci sono dei momenti in cui La collina dei conigli fa più paura di Drive di Joe Lansdale. La cosa che mi è piaciuta in assoluto di più di questo libro è il world building. Cioè, questo libro, a livello di costruzione della società dei conigli, è praticamente il Signore degli Anelli. Loro portano avanti una mitologia o una religione, hanno delle storie, hanno delle canzoni, hanno un senso dell'umorismo, hanno un loro lessico. Per esempio, le macchine degli umani le chiamano Rududu, è una parola che io adoro. E il fatto che le loro avventure siano intervallate dalle avventure di quello che per loro è praticamente il capostipite dei conigli è bellissimo, cioè dà ricchezza, corposità, credibilità alla loro comunità di conigli. Erano praticamente delle persone, cioè se la storia fosse stata con degli umani invece che con dei conigli sarebbe stata identica. L'unica cosa diversa sarebbe stata che avrebbe detto gambe invece di zampe. Side note per convincere i fan di Doctor Who a vedere la serie della collina dei conigli, c'è un personaggio doppiato da Peter Capaldi. Il libro con cui ho imparato a leggere, l'ho già detto, è Minaccia nel fango di R.L. Stein. R.L. Stein, dopo aver finito I piccoli brividi, aver scritto qualche super brividi, si è dato alla serie ambientata ad Horrorland. Ok,
ok, io ne ho tre a casa, piaciucchiati. Me ne è arrivato in edicola un altro e l'ho letto. Wizard of Oz, che è un gioco di parole tra Wizard of Oz, che è il mago di Oz, e Oz, che vuol dire roba viscida. Mi ha fatto un po' arrabbiare perché ha la stessa trama dell'Attacco del Mutante, che è uno dei piccoli brividi che mi piace di meno. Ha cambiato un po' i nomi e niente più. Cioè, parlando di un ragazzino che va a una fiera del fumetto, trova un libricino che quando lo legge gli dà dei poteri, ma solo per un po'. Cosa che c'è anche nel ragazzo volante, insomma, è un elemento ricorrente. Mi sembra l'ennesima riprova del fatto che la sua creatività sia essiccata da quasi 20 anni, che è un grande dispiacere per me. Però mi dà sempre gusto ogni tanto rileggermi un piccolo brividi, perché a parte che si leggono in 20 minuti, mi piace rendermi conto che le cose che mi terrorizzavano da bambina in realtà sono delle cazzate. È un'ottima filosofia di vita. Quello che c'è dopo in elenco spacca la faccia, vorrei parlarne per tipo 52 giorni. L'anno scorso, come sapete, è morto Philip Roth, e quindi con il Corriere della Sera sono usciti tutti i suoi libri. Il primo, naturalmente, è il suo capolavoro, Pastorale Americana. Non voglio dire che l'ho divorato, perché non è vero. Penso che sia fisicamente impossibile divorare Pastorale Americana, perché è una delle storie più terrificanti che io abbia mai letto, perché è terribilmente vera. Il narratore è un giornalista che va alla riunione dei non so quanti anni della sua classe e si ritrova a parlare con una persona che ammirava tanto al liceo. Scopre la verità sulla sua famiglia. Quindi in realtà il narratore non è il protagonista. Il protagonista è un marito e un padre che si ritrova ad affrontare la dura realtà, ovvero che lui in realtà è uno stronzo, sua moglie è completamente pazza e sua figlia è una terrorista. Philip Roth era bravissimo a scrivere di persone orribili, non aveva bisogno di inventarsi torture estreme o personaggi con delle malattie mentali incredibili, no, semplicemente lui parla di depressione, depersonalizzazione, parla di non sentirsi a proprio agio nella propria famiglia, nel proprio ruolo sociale, e mi ha fatto sentire talmente tanta empatia per delle persone tremende che io stessa mi sono sentita tremenda. Cioè, mi sono detta, se io riesco a giustificare un atto del genere, forse non sono tanto dritta nemmeno io. Mi sono portata avanti nella saga di Percy Jackson leggendo i primi 3 capitoli della seconda stagione, chiamiamola così, che sono L'eroe perduto, Il marchio di Atena, Il figlio di Nettuno. Non mi ricordo l'ordine, forse è prima Il figlio di Nettuno e poi Il marchio di Atena. Sì, è decisamente così, prima c'è Il figlio di Nettuno, perché nel primo libro di questa serie Percy Jackson non c'è. La premessa è che a un certo punto un ragazzo del campo dei mezzosangue romani si è sostituito a Persi nel campo dei semidei greci. Ora, a me Rick Riordan piace, è un po' il mio guilty pleasure la serie di Percy Jackson, perché conosco tutti gli dei, le creature, la mitologia di cui parla, e mi fa ridere, mi fa molto molto ridere la voce narrante di Percy. Quindi la prima pentalogia mi è piaciuta, ogni libro più dell'altro, l'ultimo libro spacca, è uno dei migliori libri di guerra che abbia mai letto. Paradossalmente è scritto per bambini dai 10 anni in su, forse anche meno. La seconda stagione fa uno spicco in avanti a livello qualitativo incredibile. Innanzitutto è narrato in terza persona, quindi non abbiamo solo la voce un po' sassy, un po' ironica di Percy. Conosciamo profondamente tanti altri personaggi, alcuni che conosciamo già, tipo Annabeth, che in realtà mi è sempre stata sulle balle, però adesso che sono entrata più nella sua testa, mi piace di più. E poi conosciamo un sacco di ragazzi nuovi, appunto quelli che vengono dal campo dei romani, e sono tutti così carini e corposi, con un background, e mi fa piacere. Cioè, Rick Riordan sembra un po' uno stupido, ma in realtà forse non lo è del tutto. Dietro a un buon ufficio di marketing, perché la prima stagione, mi viene da chiamarle stagioni, era un po' white power, ok? Invece nella seconda c'è un personaggio che penso sia messicano, forse dominicano, insomma è ispanico, ce n'è uno asiatico, c'è un po' più di mix. Poi c'è Piper, che è in parte nativa americana,
figata. Forse c'è un po' troppa integrazione tutta insieme, ma meglio troppa che troppa poca. E soprattutto il marchio di Atena è un'avventura che mi è piaciuta tantissimo. Mi è capitato di leggere un thriller, chiamiamolo thriller, di merda, che va esattamente a parare nello stesso discorso di Phil Roth. Phil Roth non ha bisogno di fare schifo per fare paura. Questo libro cerca di fare talmente tanta paura che fa schifo. Si intitola La coppia perfetta, non mi ricordo l'autrice, ma tanto adesso qua ci metto la copertina, e parla di questa tipa, si fidanza con questo tizio che sembra fantastico, ma che usa il fatto che lei abbia una sorella con la sindrome di Down per costringerla a rimanere con lui, e il suo scopo in tutto questo è di rapire la sorella con la sindrome di Down e torturarla. Ed è una cagata atroce. Sembra quei classici terribili thriller canadesi che danno sempre in televisione nel pomeriggio, tipo sul cielo. Insomma, scritto malissimo. Una psicologia più scoglionata, volevo dire più raffazzonata dell'altra. Non ha assolutamente senso. L'ho letto in tipo mezz'ora. Non è neanche una lettura da ombrellone. E per me lettura da ombrellone è tipo the ultimate insult. Quello dopo fa talmente schifo da essere un capolavoro, ok? L'ho scoperto, per mia immensa fortuna, perché Matteo Fumagalli ha fatto una recensione, quindi magari sotto ti metto il link, perché, cioè, da solo il racconto fa spanciare. Letto e commentato da Matteo Fumagalli è tipo over the top, ed è My Immortal, che è una fanfiction emo di Harry Potter. Fa spensare, fa super ridere, super trash, consigliatissimissimo. Altro thriller di merda, Black Eyed Susan. Allora, ho letto anche un altro libro molto simile, ne parlo già subito, Final Girls, il cui autore è stato anche candidato dei premi. Perché? Allora, partono dalla stessa premessa, ovvero che le protagoniste sono delle sopravvissute a dei serial killer. In Black Eyed Susan lei cerca di superare la cosa, ha degli stranamente spinti pensieri profondamente sessuali riguardo sua figlia, che è una cosa molto disturbante. Cioè, allora, se tu scrivi un libro in prima persona parlando con la voce di una madre e dici che tua figlia è sexy, vuol dire che stai male. Puoi dire che è bella, che si veste in modo provocante, però non puoi dire che per te tua figlia è sexy. Tua figlia non deve essere sexy per te, è sbagliato. In Final Girls invece la sopravvissuta è diventata una blogger di cucina, è tipo Giallo Zafferano dei poveri, e lei fa parte di un club, ovvero di altre ragazze che sono sopravvissute, solo che ora stanno tornando a prenderle. Allora, io prendo questi libri, ne leggo 8 pagine e capisco già chi è il colpevole, so già chi è l'assassino, perché chi potrà mai essere se non la persona di cui lei si fida di più al mondo? Per poi fare la scena finale strappalacrime, ma io mi fidavo di te! È fatto male. Anche L'educazione di Tara Westover ha vinto dei premi, e secondo me se lo merita, perché è l'autobiografia di questa ragazza che è stata cresciuta in una famiglia, tra virgolette, mormone, però in pratica gestita da un pater familias con dei seri problemi mentali, e quindi con manie di persecuzione, manie del complotto, pensava che il mondo stesse per finire, quindi preparava i figli a sopravvivere all'apocalisse, rovinando loro la vita. Lei per fortuna è riuscita a sfuggire a questi meccanismi contorti della sua famiglia e andare all'università e diventare una persona, insomma, che sfrutta la propria intelligenza. Non è una lettura leggera, è un po' come Pastorale Americana, parla di una famiglia che non sta andando nella direzione giusta, e lo sai da pagina 1 che le cose non andranno bene. Tra l'altro in questo libro ci sono degli incidenti descritti in modo talmente grafico che mi hanno fatto una grandissima impressione. Non è per stomaci delicati, però trasmette un messaggio molto positivo che mi rinfranca sempre, ovvero che noi non siamo quello da cui veniamo. Cioè, i nostri genitori possono essere nazisti, possono essere dei pezzi di merda, possono essere dei serial killer. Noi possiamo comunque essere delle persone buone. Noi siamo la nostra singola persona, non la storia della nostra famiglia. Per dire, nella mia famiglia sono tutti ricchi e facoltosi e io non lo sono affatto.
vorrei che qualcuno mi facesse un corso avanzato, specializzato in Don DeLillo, ok? Perché ho letto Cosmopolis anni fa, avevo visto il film e mi aveva fatto profondamente schifo. Mi sono detta, di solito i film tratti dai libri belli non mi piacciono tanto, quindi magari il libro è bello. Ho voluto dare una seconda occasione a Don DeLillo e stavo per sbattere la testa contro un muro, perché il film è un perfetto adattamento del libro, ovvero per me non ha un verso. Innanzitutto odio il protagonista, che è questo tizio strarico, un broker, un pacco di soldi, un fiotto di donne, le macchinone, che va in giro per la città e incontra gente e fa cose. Chi se ne frega? Cioè, nel senso, so che non è colpa di Don DeLillo, cioè voglio dire, se tutto il mondo la critica, ma Don DeLillo un motivo ci sarà. Sono io proprio che non ci arrivo a come poter leggere Don DeLillo senza farmi venire la tentazione di strapparmi i denti. Oh, quello dopo è un attore americano che io amo. Paul Auster. Ho letto Follie di Brooklyn, che era un libro della sua produzione che mi mancava. Follie di Brooklyn è bellissimo. Innanzitutto c'è una delle mie ambientazioni preferite, ovvero la libreria. Parla di questo signore anziano che dopo la morte della moglie decide di tornare a Brooklyn. Riallaccia i rapporti con suo nipote e lo aiuta a crescere sentimentalmente. Ci ho messo un sacco di L in questa parola. Non saprei esattamente mettere il dito sul motivo preciso per cui mi piace Paul Auster, perché dire è bravissimo non vuol dire niente. Ha uno stile narrativo, io ho letto diverse cose sue e nessuna era uguale all'altra. Un autore che riesce a cambiare registro è un artista, perché ci sono scrittori che hanno scritto 800 libri, tutti con la stessa voce. Stephen King. Paul Auster no, Paul Auster riesce a calarsi nei suoi personaggi, che possono essere dei truci detective oppure degli adorabili vecchietti, e lo raccontiamo da diverso, giustamente. Fa affezionare talmente tanto alle persone di cui parla che quando arrivi alle ultime 10 pagine del libro ti viene da implorare che ce ne siano ancora. Però quando è finito sei completamente soddisfatto di tutto quello che è successo. Forse non nella trilogia di New York, perché i finali della trilogia di New York, porca puttana, però il finale di Follia di Brooklyn è proprio soddisfacente. Questo è molto raro per un libro. Altro classicone, Il gabbiano Jonathan Livingston. La versione che ho letto quest'anno è diversa da quella che ho sempre letto tutta la vita. L'ho letto tipo 6 o 7 volte ormai, Il gabbiano Jonathan Livingston. Questo ha un altro finale. Il gabbiano Jonathan Livingston, per dirlo proprio con un luogo comune, che è un inno alla libertà. Parla di questo gabbiano che vuole volare più in alto e più lontano e più veloce di tutti gli altri gabbiani del suo stormo, ma tutti gli altri lo guardano malissimo, perché dovresti volare più in alto? Cosa ti serve? Perché dovresti volare più veloce? Basta volare alla velocità sufficiente per pescare il pesce. Ma lui no, lui vuole volare. E lui vola. E viene allontanato dalla sua comunità per questo suo amore per il volo, per la sua propria identità e i suoi desideri. Comincia a viaggiare e ad affascinare altri gabbiani. E quando muore si viene a formare una, diciamo, religione attorno a lui. Paradossalmente i gabbiani cominciano ad osservare, ad ammirare talmente tanto Jonathan Livingston che smettono di volare, perché il volo è la cosa che faceva Jonathan Livingston, quindi noi non siamo degni di farlo. Lui poteva perché il Dio, noi no. E la storia si conclude con questo piccolo gabbiano che se ne frega e comincia a volare come dice lui. È un libretto minuscolo. Secondo me è un regalo migliore del Piccolo Principe, che per quanto mi piaccia tantissimo, forse un po' sopravvalutato. Ok, non voglio farmi odiare dall'internet più di quanto l'internet non mi odi per il mio odio per Ridley Scott. Odio. Però sì, l'anticonformismo positivo che incoraggia Jonathan Livingston è un messaggio veramente buono da trasmettere alla gioventù. Ultimi tre e poi la smetto, sono uno più bello dell'altro. Ok, cominciamo dalla raccolta di 6 case al barlume, da cui hanno tratto una delle serie che a me piace di più in assoluto. Io ormai ho visto tutti gli episodi del barlume 7 volte, ma non mi stufo mai, io li amo, io voglio farmi adottare da tutti quei vecchietti, soprattutto da Rivediotti. I casi del barlume, sia la serie che i libri, sono dei gialli gradevolissimi. I detective
rendono tutto ancora più bello. Innanzitutto perché, vabbè, il protagonista è un barista cinico, scherzato, molto intelligente, che ha come clienti fissi questi vecchiotti che sono uno più bello dell'altro. La cosa che adoro di più del barlume è che sono la perfetta dimostrazione del fatto che un giallo non deve per forza essere inquietante e lugubre per essere degno di esistere. Poi abbiamo il talento di Mr. Ripley, da cui è stato tratto l'omonimo film con Matt Damon e Jude Law e Gwyneth Paltrow. Il libro mi piace davvero molto, è scritto in modo molto rapido, succedono una marea di cose, è un libro anche abbastanza lungo, ma è proprio pieno, proprio packed di ingegno, trovate intelligenti, sfortune, situazioni inquietanti. È la storia di questo uomo slash delinquente slash psicopatico che viene incaricato dal padre di un suo compagno di scuola di andare in Italia a cercare questo altro ragazzo e riportarlo a casa perché la madre sta morendo. Io dico, se tuo figlio non vuole tornare a casa a vedere la madre morente, è un pezzo di merda, lascia che sia un pezzo di merda dall'altra parte del mondo, perché lo vuoi in casa? Comunque, questo tizio va in Italia e cerca di convincere l'obiettivo della sua missione a tornare a casa, ma gira che tira e gira, lo ammazza e gli ruba l'identità. E in questo libro c'è un sacco di volte questo continuo andare dall'identità di Ripley all'identità dell'altro, di cui non ricordo il nome, l'ho letto a febbraio. Anche questo non è una lettura d'ombrellone, non è un giallino che ok, tutto lineare, dritto, vai avanti e capisci tutto. Devi tenere a mente un sacco di dettagli, un sacco di ok, quando lui ha detto questa cosa e fatto quell'altra, era in compagnia di tizio, quindi tizio sa quello che l'altro tizio non deve sapere, è un gran garbuglio. L'asso di briscola, per ultimo, si tratta di Sostiene per Eida di Antonio Tabucchi. La videocamera l'ha perso il fuoco per l'emozione. Allora, vi ho già parlato del mio immenso odio per la censura, perché c'è una bella differenza tra il non voler dire qualcosa e il non poter dire qualcosa. Avevo fatto l'esempio, se il tale regista non vuole fare un film sulla prostituzione, liberissimo, ma se io voglio fare un film sulla prostituzione e qualcuno da lassù mi dice no, la risposta è questa. Sostiene per Eira è un libricino corto, ma fa venire i brividi. È ambientato in Portogallo durante la dittatura di Salazar. Il protagonista, appunto, Pereira, che è il direttore di una rubrica di un giornale, assolda un giovane scrittore che scrive articoli pesantemente opinionati e molto molto scomodi per la situazione politica dell'epoca. E ovviamente chi è che finisce nei casini quando il giovane rivoluzionario fa un casino? Pereira. La cosa meravigliosa, stupenda, fantastica, immensamente, infinitamente da ammirare di questo libro è già il solo titolo, Sostiene Pereira. Tutto il libro è scritto come se fosse un... come si dice in italiano? Ho sempre questo problema, solo che stavolta mi viene la parola in spagnolo, non in inglese. Una trascrizione di un interrogatorio che la polizia del dittatore fa a Pereira. Quasi in ogni paragrafo c'è scritto Sostiene Pereira. Cioè, noi leggiamo un libro narrato due volte. Il narratore ci dice che Pereira ha detto quello, ma Pereira non è affidabile. Pereira dice che è successo quello, però mi sa che non è tanto vero. Mettiamolo in galera. Ed è bellissimo, cioè è letteralmente narratore inaffidabile all'ennesima potenza, perché ce ne sono ben due. E non ci possiamo fidare né dell'uno né dell'altro, cioè il primo di cui noi non ci fidiamo non si fida del secondo. E quindi qual è la verità? Non faccio l'errore dell'altra volta, non cerco di parlare di tutti i libri tutti insieme, ho tagliato l'elenco a metà, sono arrivata a metà, concludo. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, quello di Her Poison Veil, che fa della musica bellissima, di guardare i video che non ho combinato in questo periodo, però dai, guardate quello che ho combinato nella mia carriera di youtuber. E quando piove ricordatevi di pulirvi le scarpe prima di entrare in casa, perché sennò fate schifo. Love you, bye!